Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Facebook e sul mio canale YouTube, pagina Facebook e canale YouTube. Ok, all'interno di questo video vi voglio parlare del perché i neofiti, primo anno, anno e mezzo di allenamento, non dovrebbero mettersi a fare endurance, ok? Quindi, per poter discutere di questo problema dobbiamo fare dei passi indietro, ok? C'è chi ha studiato più o meno la periodizzazione delle abilità motorie, che ha capito come dovrebbe essere la velocità delle ripetizioni in base al momento della fase preparatoria in cui ci si trova, ok? Ci possono essere delle velocità di ripetizioni che sono diverse, cioè in base a un obiettivo che voglio raggiungere io vado a gestire i recuperi, il tipo di esercizi, l'ordine degli esercizi, la velocità di esecuzione e via dicendo, ok? Ci sono delle scelte che sostanzialmente vanno ponderate e che poi trovano sempre una giustificazione. Bene, allora, nel momento in cui noi dobbiamo fare lavori di endurance si tratta di cercare di completare il numero massimo di ripetizioni molto spesso nel minor tempo possibile. Volete fare 10.000 metri piani? Chi è quello che arriva prima? Quello che li corre in meno tempo. Dobbiamo fare un circuito e completare un certo numero di ripetizioni. Chi è che vince? Vince quello che magari ci mette meno tempo. Quindi, per fare le cose in meno tempo, voi cosa dovete fare? Dovete fare le cose veloci. Dovete quindi andare a sfruttare, per esempio, anche il riflesso d'astinamento e via dicendo. Le ripetizioni veloci richiedono una tecnica impeccabile. La tecnica impeccabile non è una cosa che hanno i principianti, scordatevelo. Infatti quello che succede è che se voi guardate su internet, magari uno che si allena da 6 mesi, che si mette a fare 100 piegamenti, al 99% fanno tutti cagare. Oppure fa 200.000 trazioni di fila, si allena da 6 mesi, al 99% a un certo punto le trazioni fanno tutte cagare. Quindi il discorso è che il principiante per definizione ha un basso livello di coordinazione. Quindi se il livello di coordinazione è basso, la tecnica è scadente. Se la tecnica è scadente, anche la prestazione sarà scadente. Quindi ci si mette a fare una valangata di ripetizioni veloci per ottenere una prestazione che poi in realtà su quello che potrebbe essere il potenziale che noi possiamo sviluppare da qua a un anno e mezzo, a parità della stessa condizione, avendo però prima lavorato molto di più sul gesto tecnico, adesso è molto scadente. Magari tra un anno, avendo lavorato bene sulla tecnica, la prestazione potrebbe essere superiore a parità di condizione, a parità magari di forza massimale, a parità di preparazione che è stata eseguita. Quindi il discorso qual è? Che se la coordinazione non è buona, la tecnica non è buona, i movimenti si sporcano, la prestazione sarà scadente. E molto spesso, se la tecnica non è buona, si vanno a creare delle vie, delle direzioni su cui si esprime la forza che sono subottimali. E molto spesso la condizione subottimale può essere quella che, a fronte della scorciatoia migliore, ti crea magari uno stress articolare maggiore. Come per esempio chi fa una valangata di piegamenti, ogni volta che viene su alza le spalle e continua a fare questo. E alza le spalle continuamente. Oppure chi fa le trazioni e per esempio ha una spalla che va più su dell'altra. O comunque non c'è coordinazione tra lato destro e lato sinistro. Quindi il discorso è che i neofiti non dovrebbero fare endurance, perché per fare endurance devi muoverti velocemente. Per muoverti velocemente la tecnica deve essere perfetta, perché sennò ti spacchi. Se la tecnica deve essere perfetta, tu devi prima aver fatto un bel po' di tempo a lavorare su ripetizioni controllate. Quindi il succo di questo discorso è che quando si è all'inizio non ha nessun senso andarsi a buttare sui lavori di resistenza muscolare, perché non siamo nelle condizioni di fare prestazione e di eseguire dei gesti veloci che siano fatti bene. I principianti dovrebbero sempre limitarsi a gesti che sono controllati nella fase di discesa, nella fase di salita, eventualmente facendo dei fermi se il gesto è sporcato, perché poi tutte queste abitudini motorie si riflettono sulla capacità di costruire delle basi di forza elevate per poi avere una conversione sulla resistenza muscolare che sia efficiente e che sia efficace. Se no, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma a un certo punto le magie finiscono, non si va più da nessuna parte. Allora a quel punto è questione di fare una scelta, ficcarsi l'ego sotto i piedi, per non dire altre posti dove non batte la luce del sole, e fare quello che si è nelle condizioni di poter fare. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.